Quante aggressioni a Napoli in campagna ai presidi ospedalieri all'inizio dell'anno? Con la premessa che non tutte le aggressioni vengono denunciate, al momento solamente quelle là fisiche hanno superato quota 50. Se a queste aggiungiamo anche le aggressioni di tipo verbale, il numero è inquantificabile. La gente ha paura e sta fuggendo dal posto di lavoro, non si trovano più medici, non si trovano più infermieri, soprattutto nell'ambito del pronto soccorso. Se i cittadini vogliono questo, le aggressioni naturalmente aumenteranno sempre di più e la gente fuggirà, la gente si dimette dal Servizio Sanitario Nazionale o vince i concorsi e non viene. Questa situazione sicuramente non ci consentirà una sanità sicura. Penso che ce ne dobbiamo far carico tutto con un'opera di repressione e anche di prevenzione. E i posti di pronto soccorso, ma come vediamo anche guardia medica, diventano dei posti sensibili, quindi lo Stato ci deve aiutare con telecamere e guardia ogni delle 24 ore. Sono persone che hanno scelto di fare questo lavoro, quindi l'utenza dovrebbe anche capire che noi siamo al loro servizio e questo modo di violento non fa altro che peggiorare la situazione. Ma forse non vogliono aspettare i tempi di attesa, i tempi rispetto dei codici, non tutti sono dei codici rossi prioritari, quindi ci sono dei codici e vanno aspettati i tempi. È normale, noi abbiamo probabilmente per i verdi, ma anche per gli azzurri abbiamo dei tempi di attesa un po' più lunghi, ma noi facciamo più accessi rispetto agli altri gli altri ospedali. Da parte nostra noi abbiamo messo anche in atto varie strategie di infermiere di FUS che esce fuori, che va a dare notizie, che comunica. Ora la gente non vuole, viene già agguerrita. L'ultimo episodio di violenza è una signora che non era nemmeno triaggiata, ha forzato il triage ed è entrata dentro con un bambino in braccio e ha schiaffeggiato un medico con la quale non aveva avuto nessun rapporto, diciamo, non è che c'è stato uno scontro oppure signora aspetti, no, ha forzato ed ha schiaffeggiato. Quindi c'è stato un salto di qualità dalle aggressioni verbali a fisiche, sì. E le chiedo anche, ma c'è qualcuno che poi è venuto a chiedere scusa? No. Qualche volta qualcuno, ma no, assolutamente no, anzi. Che reputano normale? Che tutta questa violenza che si sta registrando autorizzi gli altri a utilizzare lo stesso tipo di atteggiamento. Per carità, avere perdere un parente o comunque avere situazioni di grande ansia, però è più semplice, cioè mi trovo quella persona davanti e scarico tutta l'aggressività che sicuramente c'è, perché se non ci fosse questo sicuramente ci sono situazioni molto difficili, ma si possono affrontare in tanti modi, sicuramente non con l'aggressività e con la rabbia e con la violenza soprattutto. Che si è preoccupati perché non sappiamo dove andremo andando così, e se ne sentono ogni giorno e non va più bene. Quanto si può resistere in questo clima? Molto poco, veramente poco. Poi è ovunque, non è Napoli, non è Foggia, è ovunque, quindi basta. Lei ha mai pensato di lasciare? Ha mai pensato? Capita, però purtroppo non si può, si deve però testimoniare questa situazione che non va più bene.